Buongiorno, siamo qua a Breno e sono con Marco Giacomelli. Ciao. Marco Giacomelli è il cantiniere del formaggio Bre. Marco, Dall'eccellenza del comune di Breno, il formaggio più buono al mondo, diciamo. raccontaci un po' la storia, dove ci Allora, troviamo? siamo all'interno del rifugio antiaereo e qui viene stoccato il formaggio. Abbiamo circa 120-130 forme e da qui c'è parte la stagionatura fino ai 18 mesi, fino al primo taglio che viene effettuato l'8 dicembre. Possiamo visitare il locale? Certamente, prego, venite. Adesso entriamo con Marco nel rifugio Antiaereo. antiaereo. Allora, questo rifugio ha una caratteristica che sia estate e inverno ha una temperatura costante su 12-15 gradi e l'umidità varia dai 70 ai 80 di umidità. Quindi ci sono piccoli, diciamo, cunei e poi si va verso dove c'è lo stoccaggio del formaggio. Insomma, siamo arrivati. Questo è il rifugio. Se è lungo quasi 100-120 metri, ha quattro stanze dove una volta venivano le persone, i cittadini di Breno e i militari delle truppe tedesche. Ma questo locale è aperto al pubblico? Per adesso non ancora, ma il comune di Breno si sta attrezzando a valorizzarlo un po' di più. Quindi è una bella cosa far vedere come si viveva ai tempi di guerra, come ci si proteggeva direttamente. Adesso Cristina ti mostro il nostro regno dove ci aspetta Giovanni, il nostro mio collaboratore. Volentieri. Apro la porta del regno. Permesso, Eccolo. Lui è buongiorno Giovanni. Giovanni, Buongiorno Giovanni. piacere. Adesso vediamo insieme a Marco le scalere dove ci sono tutte le forme del formaggio Brun. Allora, qua vengono posizionate le forme del formaggio, vengono pulite, oliate, curate fino al raggiungimento dei 18 mesi e da lì in poi c'è la vendita del formaggio, diciamo. Noi, io e Giovanni, quello che facciamo, li oliamo con l'olio di lino. Li curiamo, guardiamo se hanno dei piccoli difetti, cerchiamo di sistemarli, di metterli da parte, diciamo, quelli non idonei alla vendita, e il resto li curiamo fino al Raggiungimento. raggiungimento della stagionatura, diciamo. Volendo acquistare il formaggio Bre di Breno, quali sono i punti vendita dove troviamo questo formaggio? Allora, i punti vendita sono tre. Sono due a Breno, che sono Gastronomia Sedani a Breno, esatto, e il Bistrò Domenichini, sempre a Breno, e un altro punto vendita a Vezzadoglio, che è Frosio Elia. Allora, qui abbiamo le scalere del formaggio Bre. Molte di queste forme sono prenotate. Le altre invece possono essere acquistate o da privati oppure nei punti vendita, come abbiamo detto poco fa insieme Una volta al a Marco. mese, una volta ogni 20-25 giorni li prendiamo, piano piano hanno bisogno di essere puliti, li mettiamo qui sul nostro lavoro, chiamiamolo così. Quindi adesso noi curiamo il formaggio Bre oggi. E con un coltello o qualcosa tiriamo via un po', non è un po' di cosa che oggi si è fatto sopra tardi, la pulita. Ogni quanto avviene questo tipo di lavorazione? Possiamo fare ogni 20-25 giorni, un mese, poi dipende anche il tempo, come temperatura, il tempo come va, perché adesso in questo periodo, essendo un po' umido, è meglio non esagerare con l'olio, così, perché anche l'olio rende sempre un po' di umidità, e poi con uno straccio di olio. Ma all'interno di questo contenitore abbiamo solo l'olio o c'è qualche altro Olio ingrediente? aceto. L'aceto serve per... Serve per disinfettare un po', per pulire dai piccoli difettini che hanno sotto il formaggio. Infatti ci sono dei forellini, così con l'olio si disinfettano un po'.
facciamo qui da questa parte sullo scalzo, così anche dall'altra parte. Adesso Giovanni sta scegliendo la forma per fare la marchiatura. Provo anch'io a fare la marchiatura. Sto schiacciando forte, forte, forte. Su consiglio di Giovanni e di Marco. Adesso. E voilà. Perfetto. Ed eccolo qua. Grazie mille. Ormai ci siamo qua. E su ogni forma vengono messi 8 marchi, oltre a quello centrale, 8 marchi. Il numero dipende da qualcosa? No, 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 no. Perché sono più o meno il calcolo di un pezzo di formaggio sul chilo e mezzo. Quindi poi la forma viene tagliata in 8 pezzi e poi confezionata? No, si divide a metà e dopo pian piano si taglia, quindi su... La maggior parte dei pezzi che vengono tagliati rimane il marchio sia centrale o il marchio bre piccolino. Ed ecco l'ultima. Ed eccola qua. Ora mettiamo il capolavoro. Grazie mille Giovanni. E sul simbolo, sulla marchiatura centrale abbiamo anche il simbolo del comune di Breno, l'aquila. Allora Giovanni, prima di mettere via questa forma, puoi spiegarmi cosa sono queste altre marchiature che vediamo impresse? Questo è il numero che mettiamo noi per riconoscere il formaggio da che marca viene. Abbiamo in ordine questo. Questa è la marchiatura della malga, è un marchio che la malga deve avere, che testifica che il formaggio, certifica il formaggio è fatto in questa malga. Ok. E questa è la data di quando è stato fatto il formaggio. Questo è 20/08/18. Perfetto. Ecco le nostre marche, Bre, impresse da noi oggi, qui a Breno. Non risistemiamo di nuovo il posto. Piano piano lo lasciamo lì a stagionare ancora un po' di tempo. Io di sollevare la forma, ma quanto vedete non è così semplice. Lascio lavoro a voi. Questa è la forma più grande che abbiamo all'interno, sarà sui 25 kg rispetto alle altre, quindi vedete che anche sia lo scalzo e tutto è molto molto più grande. Adesso bisogna vedere se è buona, sperando. Ma senz'altro. Allora, abbiamo parlato dell'umidità prima in questo locale. Esatto, esatto. Adesso calcolando che abbiamo fatto la marchiatura e... Siamo entrati, la temperatura è aumentata, quindi siamo arrivati quasi a 19 gradi, però è costante, rimane sui 12-15 gradi, non di più. L'umidità varia dai 70 agli 80, quindi siamo abbastanza bassi di umidità,
ma alti di temperatura, quindi va abbastanza bene lo stesso anche così. E con l'umidità pian piano dopo si abbasserà. Adesso sento la consistenza del formaggio, più o meno se ci sono dei vuoti, in base al rumore capisco se è buono o non è buono. E questa com'è? È un po' difettosa, ma per me è buona. Ha un buon sapore, secondo me. Allora andiamo a assaggiare. Adesso vediamo su. Io lo so. Allora adesso non ci resta altro che assaggiare il formaggio breve. Esattamente, adesso andiamo a vedere come si taglia il formaggio e un piccolo assaggio. Giusto per assaggiare il formaggio di Breno. Perfetto. Stiamo andando nel nostro ufficio dove taglieremo e assaggeremo il formaggio. Adesso siamo qui all'interno dell'associazione del formaggio Bre. Giovanni, cosa facciamo adesso? Prima di tagliare la forma togliamo il piombino, che è il piombino riconoscimento per la forma che stiamo tagliando. Mettiamo qui da parte e possiamo procedere al taglio della forma. E adesso procediamo al taglio del formaggio Bre. Vai. A posto. Ed eccola qua, pronto per l'assaggio. Allora, secondo me questo formaggio è perfetto, ideale per dei risotti, o delle scaglie su un carpaccio di carne, oppure a fine pasto con un buon bicchiere di vino rosso, magari della Valle Camonica è ancora meglio. Allora Marco, l'associazione quando è nato? Allora, l'associazione è nata nel 2012 da quattro amici che volevano valorizzare un formaggio del comune di Breno. Quindi hanno creato questo marchio, hanno creato il marchio, hanno cercato le malghe più buone dove possono creare questo ottimo formaggio. E essendo un'associazione di no profit, quest'anno ho avuto l'occasione di dare due borse di studio a due ragazzi del comune di Breno che si sono distinti nelle loro facoltà, e poi abbiamo dato dei soldi al Maggio Brenese e un artista ci ha regalato questo quadro che rappresenta una zona di Breno e il castello di Breno, dove noi sotto abbiamo la cantina. Marco, io ti ringrazio tantissimo, ringrazio a te e Giovanni per la bellissima visita guidata di oggi e ci vediamo senz'altro presto. Grazie a voi, ciao, grazie. Ciao.